Ascoltatori di YouTube, scusate se ogni tanto io tremo dalla paura, ma chi è quella persona che ha col coraggio di fare questa cosa simile in questo momento al buio, dove le luci sono lontanissime, le luci, ma io vi devo dire, Aldo, il sottoscritto Aldo, sì, sono io, non è il doppiaggio della voce, non è il doppiaggio. Villa De Vecchi di Bindo, frazione di Cortenovo in provincia di Lecco. Sono qua nel giardino immenso. Sapesse scrivere, probabilmente sporgerebbe querela per diffamazione. Sì. Da decenni sul suo conto girano storiacce nere di ogni tipo, orrendi omicidi, strane sparizioni e perfino una fontana che zampilla sangue. Addirittura, secondo alcuni siti specializzati in misteri, sì, misteri devo dire, sto pensando, sarebbe uno dei luoghi abbandonati più infestati di spettri al mondo. E in effetti sospetto esteriore della villa, che ve l'ho fatto vedere nelle YouTube antecedente, il sospetto esteriore è fatto di pareti scrostate, finestre sfondate, graffiti sui muri e resti di bivacchi notturni. Potrebbe anche essere traccia d'inganno. In realtà la sua vera storia non ha niente a che vedere con i fantasmi, però tutto il mondo ne parla. Villa De Vecchi, Villa De Vecchi, più che un luogo maledetto, un luogo della memoria per i redenti della valle, per una specie di incontro, anche uno degli elementi di maggior pregio architettonico, devo dire. Sì, architettonico della zona, il più bello, ma richiama ordini strani. Villa De Vecchi, conosciuta nel mondo mondiale come la Casa Rossa, venne realizzata, aiuto, sento muoversi delle foglie, ho paura, sto fermo, immobile, qui nel buio. Guardate, ascoltatori di YouTube, sono la Casa Rossa, che venne realizzata a metà dell'Ottocento dal conte Felice De Vecchi. Sono qua da solo, io. Eroe, era un eroe delle cinque giornate, come Aldo, adesso un eroe a essere qua, in questo buio da solo, che potrebbe subentrare qualcheduno. E frazione, come dicevo prima, di Cortenova, nel cuore della Valsassina, la villa influenzata nell'architettura della passione per l'Oriente dal nobile milanese, venne realizzata su un parco dove io sono tuttora, di 130.000 metri quadrati. L'edificio conta di due piani e di un insimenterato che era dedicato alla cucina, più di un terzo piano mai realizzato, dove sarebbe dovuto essere allestito un osservatorio astronomico. La leggenda vorrebbe dire che un brutto giorno il conte, di ritorno da una passeggiata nei boschi, come oggi che è ritornato da solo dei boschi in alto, trovò la moglie orrendamente assassinata e la figlioletta scomparsa. Disperato, sì, disperato era, abbandonò subito la tenuta che nel giro di poco tempo sarebbe diventato un luogo, non so dire che luogo, di paura. C'è chi giura di aver sentito il lamento di una donna provenire da una delle finestre, che invece di aver udito il suono di un piano, altri asseriscono convinti che la fontana c'era e c'è ancora, tornava l'ampio parco, ha zampillato non so che cosa, non so, un vomito. Tuttavia l'investitura, il luogo maledetto di
caratura internazionale in tutto il mondo. È arrivato grazie a una voce molto particolare che riguarda una delle figure più inquietanti e discusse del satanismo mondiale, Aleister Crowley. Sì, sì. E adesso nei primi anni 20 Clovi e suoi iniziarono un lungo viaggio attraverso l'Italia a ricerca del posto giusto dove fermarsi era appunto quel luogo lì e dare vita a una comunità dedicata al culto di strani eventi e non riesco più a parlare. Vi saluto da Aldo, questo YouTube di terrore, da solo qua, da solo. Ora capovolgo la mia meta, il mio influsso e la mia fantasia. Riporto il mio monitor, il mio computer su un'altra villa. Guardate in questo momento l'inserimento dalla Villa dei Vecchi passo alla Villa Gomez. Guardate la vita che c'è, Villa Gomez. Anche qui c'è un pianoforte che sta suonando, anche qui. Però ragazzi che ci sono adesso alla Villa Gomez, l'Eco Maggianico, anche qui è illuminata, anche qui entro e mi chiedo, questa villa così Gomez, così bella com'è di fronte, è stata ristrutturata, mentre la Villa dei Vecchi è stata abbandonata anche per un motivo che, ve lo dico subito, la montagna accanto poteva cadere in sassi nella Valsassina, mentre la Villa Gomez che fu costruita in poco tempo dopo il 1800 è ancora attiva a suono di musica e dedico a voi l'immaginazione delle due ville, il confronto materiale, potenziale che c'è tra la Villa dei Vecchi e la Villa Gomez. Io ho scelto in questo momento di ritornare alla Villa Gomez, di suonare un pianoforte per dedicare che la vita è musica, che il mio sentire, il mio colloquare si può dire, nei discorsi di YouTube, è solo un sentirsi umano e pensare quello che è passato in epoca successiva. Ora io mi ritrovo qui ad ammirare esternamente la mia villa, la Villa Gomez, Villa Gomez. Chiudo questo YouTube perché ho la voce tremante, in quanto devo scappare subito giù a prendere il bus è per scappare da questo luogo e dedicarmi poi alla ricerca continua di altre ville del passato. Aldo, 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 Aldo.